amici di calcio nazionale, appassionati del grandissimo calcio giovanile, il buon pomeriggio vi giunge da Ardea, dove sta per iniziare Luigi Anni Ajax, parevole per la seconda giornata del sesto Memorial Nardoni. In avanti gli olandesi, ci trova Zamani con il destro, pronta la risposta di Campagna che salva gli uomini di Santucci. Vincente però la risposta della Luigiani è Omar Giorgio a rimbolarsi sulla sinistra, entrare in area e piazzare il piattone, nulla da fare per il portiere della squadra olandese che deve capitolare, Luigiani in vantaggio. Prova a rifarsi sotto subito l'Ajax, qui la botta con il mancino di Ben Sallam, ottimo l'intervento di Campagna che va bene in terra e mette in corner. Ajax pericolosa, qui è Sint che mette in mezzo il pallone per il solito Zamani che si gira, ma trova ancora Campagna, pronta a dirgli di no. Si apre però con il forcing bianco-rosso dopo pochi minuti, è il Ben Sallam a prendere la mira sul calcio di punizione e non lascia scampo questa volta a Campagna che deve capitolare per il pareggio dell'Ajax. Però ancora la formazione olandese che riesce anche a trovare il gol del sorpasso su questo calcio di punizione, a metterci la testa è Brobei che sotto porta batte ancora Campagna e porta in avanti 11 biancorosso. Non si accontenta però l'Ajax, altra folata offensiva questa volta con il numero 17 ovvero Sint che impegna Campagna a chiuderlo sul primo palo. Reale invece Zamani a farsi nuovamente vedere, qui carica il destro, centra però in pieno la traversa. Gianni torna però a graffiare negli ultimi scampoli del match, qui è Bonifazi che di fatto orchestra la ripartenza biancorossa arrivando direttamente davanti all'estremo difensore dell'Ajax e trovando il gol che sancisce il definitivo pareggio e un 2-2 che per i ragazzi di Santucci è veramente oro colato, oltre che di prestigio per aver impattato contro una delle grandi del calcio europeo.